Ciao a tutti, oggi approfondiamo il tema della respirazione. Ho visto che l'altra volta vi siete appassionati molto all'argomento, ho visto che ci sono molte idee contrapposte, ognuno con la propria visione, ognuno con la propria teoria. Secondo me, secondo la mia opinione, un principiante, la regola base è sempre che deve respirare con bocca e naso contemporaneamente, con la bocca aperta, respirazione profonda e sincronizzata con i passi. Detto questo, voglio parlarvi un po' più nel dettaglio dei miei metodi di respirazione in base alle necessità. Per me, tre metodi di respirazione in base a tre diverse andature, lento, medio e veloce, per dare il meglio. Quindi incominciamo dalla prima, una corsa lenta. Io quando faccio delle corse lente di scarico, di recupero, tra un allenamento veloce e l'altro, tra un giorno e l'altro, tra una sessione intensa e l'altra, corsa lenta, un ritmo blando, molto blando, respirazione solo di naso, sincronizzata 3-2, tre passi inspiro e due passi inspiro, solo ed esclusivamente con il naso, proprio per evitare di accelerare e di incominciare ad andare un pochettino oltre. Quindi la respirazione con il naso è come se un pochettino mi frena, mi tiene a bada, diciamo, e previene un sovraccarico da sovraallenamento. Poi un secondo tipo di respirazione per un ritmo medio è respirazione con bocca e naso in contemporanea, sempre sincronizzata 3-2. Quindi anziché tenere la bocca chiusa, questa è un'espirazione solo con la bocca, bocca e naso precisamente, ritmo medio. E questa è una respirazione che uso per quasi tutti gli allenamenti e che consiglio per quasi tutti i principianti. Quindi respirazione sempre profonda con il diaframma, sincronizzata con 3-2, solo con la bocca, bocca e naso ancora meglio contemporaneamente se riusciamo ad utilizzarli entrambi. E questo è un altro tipo di respirazione per un ritmo medio o comunque per tutti gli allenamenti base. Terzo tipo di respirazione per un ritmo più veloce, sempre solo con la bocca e naso, sincronizzata 2-1 con i passi, quindi è una respirazione molto più veloce, vado molto più in iperventilazione, c'è molto più ricambio di aria nei polmoni e questo sinceramente per me in una ripetuta a fine gara, quando sto facendo uno sprint, è quella marcia in più che mi permette di andare un pelino più forte. Io sinceramente ne trovo veramente giovamento da questa respirazione 2-1, quindi switcho nel momento in cui cambio respirazione, cambio anche passo. E da lì incomincio ad accelerare. Che sia una ripetuta o che sia un fine gara, per me fa la differenza. Quindi, ricapitolando, tre tipi diversi di respirazione in base a tre diverse andature: lento, bocca chiusa, respirazione solo di naso sincronizzata 3-2, ritmo medio o per tutti gli allenamenti standard, respirazione con la bocca aperta sincronizzata 3-2. E terza respirazione, bocca aperta, sincronizzata 2-1 per allenamenti veloci, ripetute, oppure per il finale di gara. Logicamente la respirazione 2-1 è una respirazione che non si può tenere a lungo e la sconsiglio ai principianti. È una respirazione già da livello un po' più avanzato. Come al solito, adesso voglio sapere che cosa voi ne pensate, quali sono i vostri tipi di respirazione e fatemi sapere. Ciao a tutti e buona giornata!